17 piccole bare scoperte da un gruppo di ragazzi nel 1836 in una nicchia su una collina vicino a Edimburgo. Che cosa ci facevano lì? Perché erano state nascoste? E da chi? E che cosa rappresentavano quei 17 omini di legno sepolti al loro interno? Questa è la storia delle 17 piccole bare di Edimburgo, un mistero che a distanza di quasi due secoli non è ancora stato risolto. Oggi, a Strane Storie, andremo a scoprire insieme quali ipotesi sono state fatte e quali sembrano le più probabili. È il mese di giugno del 1836, probabilmente il 25. Alcuni ragazzi sono saliti sull'Arthur's Seat, cioè la collina che sovrasta Edimburgo e che si chiama così perché secondo alcune leggende sarebbe il luogo in cui sorgeva la mitica Camelot, la fortezza del leggendario re Artù. I ragazzi sono andati lì per cacciare conigli, quindi ispezionano le fenditure nella roccia e i buchi nel terreno alla ricerca degli animali. A un certo punto però uno di loro scopre qualcosa di strano, una nicchia ricoperta con alcune lastre di ardesia. Dal nascondiglio saltano fuori alcune piccole bare in legno decorate con dei pezzettini di stagno. Sono 17 in tutto, lunghe circa 9-10 cm e disposte su tre livelli, due file da 8 bare e poi un'unica bara in cima. I ragazzi pensano di aver trovato un tesoro e corrono a raccontare del ritrovamento a un loro insegnante, un appassionato di archeologia. Lui esamina i reperti, li porta nella sua cucina, dove prova ad aprire le bare sigillate con l'aiuto di un coltello. Dentro scopre che ci sono 17 piccole figurine in legno, con abiti realizzati su misura, cuciti, incollati. Ma che cosa sono queste piccole bare e da dove arrivano? Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a Strane Storie, è un nuovo episodio della nostra serie settimanale in cui ci troviamo ogni volta a indagare con gli strumenti della razionalità e della scienza storie ai confini della realtà, enigmi e credenze sui quali non tutto è chiaro come questa volta. Ho una bella notizia da darvi. Il 3 febbraio esce il mio nuovo libro. Eccolo qua. Si chiama Geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e di pensare. Lo pubblica Feltrinelli e sono sicuro che avrete già capito chi è il mago leggendario in questione. Ovviamente è il mio maestro, no? James Randi. E con questo libro condivido 13 importanti lezioni che ho avuto l'occasione di imparare direttamente da lui. Ne riparleremo. Per il momento torniamo in Scozia e cerchiamo di capire qualcosa di più sulla misteriosa storia delle 17 piccole bare. Il 18 luglio 1836, un quotidiano locale, The Scotsman, pubblica il primo articolo sull'enigmatica scoperta. Da quel momento cominceranno a fioccare le ipotesi e le congetture. Un'idea che viene avanzata da subito sui giornali riguarda le tempistiche della deposizione. Sembra, infatti, che quegli oggetti siano stati sistemati nella nicchia uno alla volta, a distanza di anni. Il legno delle prime bare, infatti, sembra marcito, ammuffito, mentre quello delle ultime è quasi perfetto. Ma perché prendersi un disturbo del genere? A che scopo potrebbero mai avere quei reperti? Così sui giornali si inseguono a lungo ipotesi di rituali, stregoneria, sepolture sostitutive e poi, in assenza di nuove scoperte, l'interesse della stampa si affievolisce. Per quasi 70 anni nessuno parla più del mistero di Arthur's Seat. Per un po' le piccole bare finiscono nella collezione privata di Robert Fraser, un gioielliere di Edimburgo, che le espone al pubblico. Nel 1845, però, tutti i reperti da lui raccolti finiscono all'asta.
Nel catalogo compilato dalla sala d'aste ci sono anche loro, le celebri bare lillipuziane trovate sull'Arthur Seat nel 1836. Da quel momento le bare passano di proprietario in proprietario. Infine nel 1901 otto di esse vengono donate al Museum of Scotland da una donna della contea di Dumfriesshire, Christina Cooper. Non si conosce la fine delle altre 9 piccole bare, forse sono andate perdute nei diversi passaggi di mano, no? Forse sono andate distrutte al momento del ritrovamento. Secondo alcuni giornali del 1836, infatti, il legno di alcune bare era così deteriorato da disintegrarsi non appena i ragazzi le presero in mano. Da quel momento le 8 bare sono rimaste ospitate al National Museum of Scotland e rappresentano uno dei reperti più enigmatici di tutta la collezione, che non manca di suscitare curiosità e ipotesi tra i visitatori. Ma forse ancora più curiosi sono i ricercatori. Negli anni 90 due studiosi, lo statunitense Samuel Menefee e il curatore del museo Alan Simpson, hanno sottoposto le 8 bare a nuove analisi. Le loro conclusioni sono state pubblicate nel 1994 su un giornale di storia locale. Grazie al loro lavoro abbiamo oggi qualche informazione in più da cui partire per formulare qualche ipotesi. Vediamo. Le bare sono state realizzate intagliando blocchetti di legno unici, senza cioè unire insieme pezzi diversi. I coperchi sono stati inchiodati alle casse tramite fili metallici e abbelliti con piccoli intarsi di latta. Sembra il lavoro di qualcuno abituato a lavorare con questi materiali, non necessariamente un falegname, potrebbe magari essere stato un calzolaio, un altro artigiano. Non è detto che il creatore delle bare e degli omini poi sia lo stesso, ma ovviamente è l'ipotesi più probabile. Nel corso delle analisi dei due ricercatori, le 8 figurine rimaste sono anche state sottoposte ai raggi X. Si è visto che al loro interno non ci sono corpi estranei, aghi per esempio, qualcuno aveva ipotizzato che fossero simili a bamboline voodoo o che servissero a qualche rituale di qualche tipo. Il tessuto poi con cui sono stati realizzati i vestitini risale al 1830 circa, cioè appena 6 anni prima del ritrovamento. Le bare quindi non dovrebbero essere rimaste troppo a lungo in quel nascondiglio. Purtroppo non si può dire nulla riguardo all'ipotesi che le bare siano state infilate nella nicchia a distanza di tempo l'una dall'altra. Il diverso stato di conservazione potrebbe dipendere semplicemente dal fatto che le bare posizionate sul livello più basso erano maggiormente soggette alle infiltrazioni d'acqua, in caso di pioggia naturalmente. La scoperta inoltre non è stata compiuta da un archeologo, nessuno si è preoccupato di segnare la posizione esatta di ogni bara, non ci sono stati esami di nessun tipo prima di spostarle. Perfino i ragazzi che le hanno trovate non hanno mai raccontato in prima persona quello che avevano visto, abbiamo solamente dei riassunti riportati dalla stampa generalista locale. Menefee e Simpson, i due ricercatori, hanno poi notato che alcuni degli omini non sembrano essere stati realizzati apposta per stare nelle bare. Tanto per cominciare, non hanno l'aspetto di cadaveri. In qualche caso, dove si vedono ancora gli occhi disegnati, si capisce chiaramente che quelle figurine hanno gli occhi aperti. In alcuni casi, infine, chi le ha messe lì dentro è stato obbligato a rimuovere loro le braccia per farle stare nella bara, segno che non erano pensate apposta per essere messe lì. Dall'aspetto e dal portamento potrebbero essere stati soldatini di legno, ma perché infilarli in quelle piccole casse da morto? Ed è proprio qui che si esaurisce il campo dei dati e iniziamo a muoverci in quello delle ipotesi. Negli anni sono state avanzate tantissime teorie, dal tesoro nascosto da un bambino col gusto del macabro, naturalmente, all'opera simbolica lasciata sul posto da un emigrante, per esempio. Vi elenco però le ipotesi che ricorrono più spesso e che vengono giudicate maggiormente credibili dagli studiosi. Prima ipotesi. Potrebbe trattarsi di oggetti utilizzati per qualche rituale, ad esempio per lanciare una maledizione. Questa ipotesi fu avanzata fin da subito da The Scotsman, che raccontava come nelle campagne di Edimburgo ci fossero ancora donne che praticavano la stregoneria. E in effetti alcuni rituali prevedono l'uso di figurine in cera o in legno, che vengono sottoposte a operazioni simboliche.
come potrebbe essere la finta sepoltura in una bara, per esempio. Queste operazioni, secondo i principi della magia simpatica, dovrebbero poi riflettersi sulle persone in carne e ossa rappresentate dagli omini. Le piccole bare di Edimburgo potrebbero forse avere una funzione di questo tipo, è l'interrogativo che ci si pone? L'ipotesi è plausibile, però pensare che l'autore del rituale abbia voluto maledire 17 persone tutti insieme, forse è un tantino troppo. Seconda ipotesi, praticamente opposta alla prima, potrebbe trattarsi di amuleti creati per propiziare la buona sorte. Ecco, questa ipotesi è stata avanzata più recentemente, nel 1976, da Walter Havernick, direttore del Museo di Storia di Amburgo. Da esperto di folklore, Havernick ha ricordato una credenza abbastanza diffusa tra i marinai tedeschi. Un tempo, chi si metteva in mare aveva l'abitudine di fabbricare talismani per la buona fortuna da portare con sé. In tempi in cui i naufragi erano diffusissimi, questi amuleti avevano la funzione di tranquillizzare chi si metteva in mare. Oggetti di questo tipo in Germania venivano creati infilando radici di mandragora o bamboline dentro piccole bare. Il tesoro di Arthur Seed, dunque, era forse una collezione di amuleti di questo tipo, magari nascosta da un mercante con l'intenzione di venderla in seguito? Il problema di queste ipotesi è che si tratta di una superstizione tedesca, non ci sono tracce di questo tipo di amuleti nella Scozia del XIX secolo. E allora andiamo alla terza ipotesi, l'opera di un pazzo o quantomeno di qualcuno molto bizzarro. L'ipotesi fu proposta nel 1906 ancora da The Scotsman sulla base di uno strano episodio che era stato raccontato al giornale da una donna di Edimburgo. Suo padre, che The Scotsman citava solo come Mr. B, aveva ricevuto più volte nel suo negozio la visita di una persona sordomuta, forse con qualche ritardo mentale. In un'occasione l'uomo aveva disegnato su un pezzo di carta l'immagine di tre piccole bare con le date del 1837, 1838 e 1840 scritte sul retro. Corrispondevano alle date in cui erano morte tre persone della famiglia di Mr. B. Dopo il funerale dell'ultimo, il sordomuto si era presentato di nuovo nell'ufficio di Mr. B, ammiccando. Non è possibile, si chiedeva l'articolo, che quest'uomo fosse stato il creatore delle bare di Arthur Seed, impazzito per la perdita dei suoi tesori? Ma il collegamento sembra davvero un tantino forzato e lo strano episodio più che altro sembra frutto di una coincidenza. E allora, quarta ipotesi. Una sepoltura sostitutiva per una tragedia dimenticata. Questa idea circolò fin dal 1836, proposta inizialmente da un quotidiano della zona, l'Edinburgh Evening Post. Forse quella sepoltura era il surrogato di un funerale che non si era potuto svolgere. Secondo alcune usanze del tempo, le mogli dei marinai avevano infatti l'abitudine di sotterrare una figurina dei propri mariti scomparsi in mare e di cui non si erano potuti recuperare i resti. Lo stesso si faceva a volte con i propri cari deceduti lontano, magari perché in viaggio o perché emigrati altrove. Come sempre però il problema riguarda il numero di quei reperti, perché quelle 17 bare erano lì tutte insieme? Forse, come ha suggerito nel 2013 lo storico Mike Dash sullo Smithsonian Magazine, bisognerebbe individuare qualche tragedia dimenticata in cui perirono 17 persone, magari proprio un naufragio, un'epidemia o il crollo di una miniera, per esempio. Schiere di appassionati negli anni hanno provato a indagare in questa direzione, ma senza risultati o prove convincenti. Allora, quinta ipotesi, sempre sulla scia dell'ipotesi di una sepoltura sostitutiva. Nel 2018 Jeff Nisbet, uno storico dilettante, ha avanzato l'idea che le 17 piccole bare di Edimburgo possano essere legate all'insurrezione scozzese del 1820. Si trattò di una serie di proteste e di scioperi che miravano ad ottenere paghe più alte e migliori condizioni per i lavoratori scozzesi. Le rivolte presero una piega violenta e furono soffocate nel sangue. Molti dei partecipanti furono condannati alla pena di morte, altri finirono deportati nelle Americhe. Tuttora, sull'Arthur Seat, esiste una strada, la Radical Road, dedicata a queste proteste. Gli omini nelle bare potrebbero rappresentare vittime di quegli eventi messe lì per tener viva la fiamma della rivoluzione? Sesta ipotesi, l'ultima e quella più elaborata, è l'ipotesi dei serial killer.
Secondo questa ipotesi si tratterebbe ancora di una sepoltura sostitutiva, ma questa volta fatta per ricordare le vittime di due serial killer scozzesi, William Burke e William Hare. La storia è abbastanza nota. Nel corso dell'Ottocento le scuole di medicina e di anatomia cominciarono ad avere bisogno di un numero sempre maggiore di cadaveri, ma non era così facile procurarseli. La maggioranza delle persone provava orrore all'idea che un proprio caro finisse dissezionato in pubblico. Per un po' si ricorse ai criminali impiccati o ai corpi non reclamati da nessuno, ma con gli anni e con l'aumento della domanda nacque anche un ricco traffico clandestino. I criminali che se ne occupavano venivano chiamati resurrezionisti, rubavano i corpi dalle tombe appena scavate e li rivendevano a medici e chirurghi compiacenti. È a questo periodo che risalgono certe curiose fotografie di tombe ingabbiate, no? Dove la pietra tombale è circondata da robuste sbarre in metallo. Sul web alcune persone le spacciano per tecniche messe in atto per prevenire l'uscita di vampiri o di revenant dal sepolcro. Dal punto di vista storico, però, si tratta di fantasie. Quelle gabbie si chiamavano mort safe e non dovevano proteggere i vivi dai morti, ma i morti dai vivi. Dovevano cioè impedire che malintenzionati portassero via i cadaveri e li rivendessero alle scuole di anatomia. Ma torniamo ai nostri Burke e Hare. Loro cominciano proprio così, come resurrezionisti. La moglie di Hare gestisce una pensioncina a Edimburgo, nell'area di Westport. Alla fine del 1827, un inquilino, che doveva agli Hare 4 sterline di affitto, muore. Così i due futuri serial killer pensano a un modo per recuperare i soldi. Riempiono la bara con materiale di scarto, mucchio di cortecce utilizzate all'epoca dai conciatori di pelle. Poi la fanno seppellire secondo le volontà del defunto e vendono invece il corpo a Robert Knox, un insegnante privato di anatomia che dà lezioni a molti aspiranti medici dell'Edinburgh Medical College. Ma qualcosa è scattato dentro loro in quel momento. Burke e Hare hanno venduto il corpo per oltre 7 sterline e si sono resi conto che da quel traffico si possono ricavare molti soldi. Però non sempre c'è un conoscente morto per cause naturali a disposizione, senza parlare del fatto che la gente aveva già iniziato a proteggere le tombe dei propri cari con le già citate mort safes o pagando apposite guardie che tenevano d'occhio i sepolcri nei primi giorni dopo la sepoltura, quelli in cui avvenivano più furti. Addirittura qualcuno aveva brevettato perfino una pistola automatica che sparava non appena qualche malintenzionato avesse provato a manomettere la tomba. E così Burke e Hare escogitano un modo molto più semplice per recuperare cadaveri, fabbricandoli direttamente. La loro prima vittima è molto probabilmente Joseph, un mugnaio malato che alloggia nella pensione degli Hare. I due lo stordiscono con il whisky, lo soffocano con un cuscino, poi vendono il corpo a Robert Knox, questa volta per 10 sterline. In fondo si tratta di un cadavere freschissimo. Per circa un anno i due criminali continuano a uccidere persone. Prima inquilini della pensione, poi semplici passanti, mendicanti o persone arrivate lì per caso, ad esempio un venditore ambulante di fiammiferi. Una volta uccise le vittime, i due rivendono i corpi a Knox, che ormai è diventato un cliente fisso e probabilmente chiude un occhio su quell'insolita abbondanza di cadaveri da dissezionare. Poi nel novembre 1828 la svolta. I due uccidono una donna irlandese che hanno attirato nella pensione. Burke le ha raccontato di venire dalla stessa zona dell'Irlanda, di avere il suo stesso cognome e l'ha invitata a bere con lui. I due criminali la uccidono soffocandola, quando lei ormai è ubriaca, e nascondono il cadavere in un mucchio di paglia che si trova in fondo al letto. A quel punto però tornano Anne e James Gray, che sono una coppia che aveva alloggiato in precedenza proprio in quella stanza e ora è stata trasferita in un'altra camera. Però Anne ha dimenticato nel letto un paio di calze, ma Burke e Hare non la lasciano assolutamente avvicinare. Cosa sembra molto sospetta ad Anne, che più tardi va per conto suo a esaminare la stanza, scopre il cadavere della donna nascosta nella paglia e corre subito a denunciare l'omicidio. Quando la polizia arriva sul posto, il corpo è già stato rimosso e portato nello studio di Knox. Sotto al letto, però, vengono trovati i vestiti insanguinati della vittima e Burke e Hare
vengono arrestati. Hare testimonia contro Burke e viene liberato nel febbraio 1829. Burke invece finisce impiccato. Ironia della sorte, il suo corpo finisce dissezionato dagli anatomisti dell'Edinburgh Medical College. Di Hare invece, ormai libero, si perdono le tracce. Alcune leggende lo identificano con un mendicante cieco che chiedeva la carità lungo Oxford Street a Londra. Avrebbe perso la vista dopo essere stato riconosciuto da alcune persone, aggredito e gettato in una fossa di calce. Non ci sono prove però a supporto di questa ipotesi, solo delle semplici dicerie. Il medico Knox, che aveva acquistato i cadaveri, non fu indagato, anche se molti lo consideravano corresponsabile degli omicidi. Circolavano caricature e opere satiriche sul suo conto. Alla fine fu gradualmente escluso da tutti i suoi incarichi pubblici. Ecco, questa è a grandi linee la storia di Burke e Hare. Le vittime accertate dei loro crimini furono 16, aggiungendo anche l'inquilino morto di cause naturali, ma il cui corpo fu venduto a Robert Knox, si arriva a 17, proprio come le 17 piccole bare di Edimburgo. In alternativa, qualcuno ha anche ipotizzato l'esistenza di una 17esima vittima di omicidio non emersa durante la confessione. Che dire dunque di questa teoria? Le piccole bare di Edimburgo potrebbero essere una sepoltura simbolica per quei 17 cadaveri che non avevano potuto avere una degna sepoltura. Ma in quel caso, chi sarebbe stato a sistemare gli omini di legno sulla collina in sostituzione dei corpi finiti sotto il bisturi? Forse una persona coinvolta nei crimini? O magari un parente degli uccisi? Questa teoria fu presentata da Samuel Benefee e Allen Simpson. Loro stessi però ammettono che vere e proprie prove non ce ne sono, anche se la coincidenza del numero è suggestiva. In un documentario di National Geographic andato in onda nel 2005 fu perfino avanzata l'idea che l'artigiano delle piccole bare fosse William Burke stesso, tormentato dai sensi di colpa. Ai giornali aveva infatti dichiarato che non poteva più dormire senza una bottiglia di whisky e che doveva ricorrere all'oppio per calmare i suoi rimorsi. Anche questa teoria però è un po' traballante. Sicuramente Burke non avrebbe potuto avere il tempo di preparare e seppellire l'ultima bara, no? Dopo l'ultimo omicidio. Anche la stessa ipotesi, secondo cui le bare sarebbero sepolture sostitutive per i corpi venduti da Burke e Hare, comunque, presenta alcuni punti deboli. 12 delle loro vittime erano infatti donne, ma nessuno degli omini in legno nascosti sull'Arthur's Seat ha vestiti o tratti femminili. Insomma, pur essendo un'ipotesi abbastanza interessante, anche questa teoria non ha prove schiaccianti a supporto. La cosa più onesta che possiamo fare, che possiamo dire a questo punto, è che una vera e propria soluzione del mistero non c'è. Oggi le 8 bare superstiti con i loro omini di legno sono una delle attrazioni principali del Museum of Scotland. Sono apparse in spettacoli, documentari, persino in un romanzo di Ian Rankin, poi riadattato per la televisione. Nel dicembre 2014 un ulteriore piccolo mistero è andato ad aggiungersi a quello ormai canonico. I curatori del museo hanno infatti ricevuto uno strano pacchetto. Al suo interno c'era una replica moderna di una delle bare insieme a un biglietto intitolato 18, scritto in numeri romani e con un punto interrogativo. Il testo diceva: al National Museum of Scotland, un regalo, perché vi prendete cura dei nostri tesori nazionali, in particolare degli 8. E poi una citazione tratta da The Body Snatcher, Il ladro di cadaveri, un lungo racconto del 1884 di Robert Louis Stevenson. Negli stessi giorni un altro pacchetto era stato lasciato nella sezione folklore scozzese della Biblioteca Centrale di Edimburgo. Anche lì c'era una riproduzione di bara e un omino in legno, un biglietto con su scritto 19 in numeri romani e una citazione tratta da un'altra opera letteraria, questa volta The Resurrection Club di Christopher Wallace. Questo è tutto sommato un piccolo enigma che va ad aggiungersi al mistero delle bare e alla loro natura. Probabilmente in questo caso si è trattato di una performance artistica o forse di un modo per attirare ulteriormente l'attenzione su quei reperti e sulla loro storia. Tuttavia, per tornare alle 17 piccole bare originali, forse non sapremo mai perché qualcuno decise di piazzarle lassù, sulla collina che sovrasta Edimburgo, ispirata a Re Artù.
Quello che è certo è che continueranno a generare storie, leggende, tentativi di soluzione. E in fondo non è proprio ciò che si addice a ogni buon mistero irrisolto? Io vi ringrazio per essere stati con me alla scoperta delle misteriose 17 piccole bare di Edimburgo. Ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido molti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro, un corso di indagine del mistero e molto altro. Potete leggere i loro nomi in coda a questo video e, se volete, anche voi potrete leggere il vostro nome se sbarcherete sull'isola. Ringrazio anche coloro che arrivano su Tipeee e che desiderano aiutarmi a organizzare il primo tour dei naviganti, no? Con cui quest'anno cercheremo di attraversare l'Italia e che ci darà la possibilità di incontrarci. Unitevi, anche voi, ci sono davvero tante sorprese che vi aspettano. E poi c'è il nuovo libro, come vi dicevo prima, geniale, che ruota tutta attorno alle lezioni su come ragionare e come vivere che ho avuto la fortuna di imparare da una personalità straordinaria come quella di James Randi. Chi è Randi? Magari chiede qualcuno che è nuovo di questo canale. Beh, guardate. James Randi è stato una figura assolutamente eccezionale, una sorta di moderno Houdini, perché per buona parte della sua vita è stato un illusionista, un prestigiatore. Poi a fine degli anni 60, inizio degli anni 70, ha iniziato a dedicarsi all'indagine della pseudoscienza, delle bufale, e nei successivi 50 anni ha smascherato tantissime truffe, tantissimi inganni. Addirittura la rivista Nature, la più prestigiosa rivista scientifica, lo utilizzava proprio come consulente e specialista nell'indagine dei casi più complessi, come quello dell'acqua con la memoria, di cui appunto si è occupato. Tantissime figure del mondo della scienza, della divulgazione, da Isaac Asimov, da Carl Sagan, premio Nobel Richard Feynman, consideravano Randi un punto di riferimento. Perché? Perché con la sua esperienza nel campo dell'inganno e dell'illusione riusciva meglio di tanti scienziati a riconoscere l'inganno quando se lo trovava davanti agli occhi, perché era stato il suo mestiere, ma aveva anche una grande competenza in ambito scientifico, quindi lo rendeva proprio una figura unica. Gli è stato assegnato il premio dei geni della Fondazione MacArthur, quindi in questo era davvero una figura, oltre che straordinaria, anche geniale. E da parte mia, aver avuto la possibilità di essere suo allievo, suo apprendista, no? È stata un'esperienza incredibile che mi ha permesso di osservare da vicino come lavora e come ragiona un genio e poi acquisire quelle sue capacità e cercare di trasportarle nella mia vita. Per chi volesse conoscere ancora meglio Randi, suggerisco di guardare i video che ho dedicato a lui e alcune delle sue indagini più straordinarie che trovate sempre qui sul mio canale. Il libro uscirà il 3 febbraio, se volete potete già prenotarlo presso la vostra libreria di fiducia o al link che trovate nella descrizione qui sotto. Per ora noi ci fermiamo qui e ci ritroviamo lunedì con la Stanza delle Meraviglie e poi ancora mercoledì naturalmente, e con Strane Storie ci rivediamo venerdì prossimo. A presto! E ci ho pensato tanto, sa? A che cosa? Ebbene, ma alla morte! Ah, e che cosa ha concluso? Che non dovremmo considerarla come la fine. Ah no? E come dovremmo considerarla allora? Dovremmo vederla come un modo molto efficace per tagliare le spese. Non c'è dubbio.